Lucia? Ripiena di carciofi. Per farla, per preparare i carciofi, occorre prendere dell'acqua, metterla in una bacinella e poi metterci una bella manciata di farina, così i carciofi non si ossidano. Io mi metto i guanti di lattice perché così non mi si anneriscono le mani, uso questa precauzione. Uso quelli di lattice perché sono usa e getta e poi mantengono il tatto, molto si sente bene il tatto. I carciofi devono essere piccoli, stretti, io uso quelli romaneschi perché mi piacciono di più, ma qualsiasi tipo di carciofo è buono. Devono essere belli, piccoli, stretti e col gambo grosso, perché il carciofo più c'è il gambo grosso e più è tenero. Si devono pulire molto accuratamente, ci si toglie tutta la parte dura, rimane la parte tenera, così, perché così saranno più buoni, insomma. Ecco, si puliscono così i carciofi, perlomeno io faccio così. Con questo sistema rimane la parte tenera attaccata al gambo. Vedi questo com'è tenero all'interno? Non c'è il pelo. Quando c'è il pelo bisogna toglierlo bene, però il carciofo è più duro. Si mette nell'acqua con la farina, così non si ossida, rimane bianco. Io uso pure il gambo, lo taglio all'altezza che è tenero, perché è molto saporito il gambo. Ecco, lo pulisco bene, ci levo tutta la buccia e lo metto sempre nell'acqua e farina. Ci tolgo la barba, si chiama. Come sono rimasti belli bianchi con la farina, non si ossidano. Poi questi adesso bisogna prenderli e tagliarli a fettine sottili in una padella. Io i gambi li taglio a rondelline, così si
cuociono insieme ai carciofi, insomma, hanno lo stesso tempo di cottura. Io i carciofi per la pizza, o tutti i carciofi quando che li cucino, li condisco con il prezzemolo, l'aglio tagliato sottile sottile, io lo metto, e la mentuccia che ho colto in giardino. Olio, sempre olio d'oliva, io lo uso abbondante, sale, non molto ai carciofi perché sono già saporiti di per sé, e pepe. E si mette a cucinare. Questi, se sono teneri, con 10 minuti sono pronti. Ecco, li copro con il coperchio. Ogni tanto li giro, dopo 10 minuti sono pronti, se sono teneri. Se non sono proprio teneri, ci vuole qualche minuto in più. Vedi come rimangono bianchi i carciofi? Mettendoci la farina nell'acqua. E adesso prepariamo la pizza. Bene. Io uso la pasta sfoglia, quella già pronta, perché è più pratica, si fa presto. Però chi la sa fare, la pasta sfoglia, se la può preparare da sé prima, è pure più buona. Però io uso questa perché va bene lo stesso. Le dosi non esistono, ognuno si regola come vuole, chi ci vuole più carciofi, meno carciofi. Io adesso ci metterò anche dei tocchetti di formaggio primo sale. E uno se l'ho preparato prima, io mo dopo ce lo metto, però sono ricette che vanno fatte a piacere, a chi piace di più una cosa ce la mette, a chi piace di più un'altra ce la mette, quindi non c'è una dose esatta, ognuno fa come vuole, insomma, secondo il proprio gusto. Buoni. Se vi avanzano li potete mangiare così, sono speciali. Tieni, assaggia. Io a questa pizza ci metto il formaggio primo sale, perché a me piace così. Però voi potete metterci qualsiasi tipo di formaggio. Dipende dal gusto che avete. Potete provare, una volta ce ne mettete uno, una volta un altro. Non è che c'è una... o una dose o una cosa strettamente da seguire, perché queste vanno fatte un po' a gusto, secondo il proprio piacere. A me piace così, con quello primo sale, perché il formaggio pecorino col dolce dei carciofi si lega benissimo.
io queste pizze le faccio grandi perché noi in famiglia siamo tanti, ma uno le può fare più piccole, invece di prendere due fogli di pasta sfoglia ne prende uno. Io la buco con il coltello per non farla gonfiare e nello stesso tempo ci si dà anche un disegno, insomma, così. Adesso sei in forno a 200 gradi per 25-30 minuti, dipende sempre dal forno quanto come cuoce, dipende sempre dal forno come cuoce, se cuoce di più o di meno. Buongiorno a tutti, esordicolte. Il tennis intagliato nel pannello sul portico è attribuito ai Dari Coro. Sempre vedo di sì, caro, disse mamma Buffa. Gradisci una briciola? Prima che la formica potesse rispondere, il buffo saltò su. Oh, colte, siamo terribilmente preoccupati per Norrie. Non la vediamo da giorni. L'ultima volta che l'ho vista io, stavo andando a un appuntamento con te. Mi ha dato un passaggio sul bordo del guscio, sotto il mento. Avevo pensato che potesse accelerare il mio viaggio al Giappone, ma credo che il Giappone sia dalla parte opposta e in ogni caso lui andava troppo piano.